Quando il creatore creò la terra, la trasse dal nulla, adunando i gas dell'etere, già creato e divenuto il firmamento, in una massa che roteando si solidificò, come valanga meteorica che sempre più cresceva intorno ad un nucleo primitivo. Anche la vostra negazione, chiamo negazione la scienza che vuole dare spiegazioni negando Dio, ammette la forza centripeta, la quale permette ad un corpo di roteare senza sperdere parte di sé, ma anzi attirando tutte le parti al suo centro. Avete le macchine, che seppur grandiose, ripetono in maniera microscopica la potenza centripeta creata da Dio, per creare i mondi e tenerli obbligati a ruotare intorno al Sole, perno fisso, senza precipitare fuori dalle celesti vie, loro insegnate, turbando l'ordine creativo e provocando cataclismi di una distruzione incalcolabile. La Terra, formandosi così nella sua corsa di proiettile nebulare, che si solidifica attraversando gli spazi, dovette per forza rapire ad essi emanazioni ed elementi provenienti da altre fonti, i quali e le quali sono rimaste chiuse in essa sotto forma di fuochi vulcanici, zolfi, acque e minerali diversi, i quali affiorano alla superficie testimoniando la loro esistenza di misteri che con tutta la vostra scienza non riuscite a spiegare con esatta verità della Terra, pianeta creato dal nulla da Dio, Padre mio. Quante forze buone ancora ignorate voi che siete maestri nello scoprire ed usare le forze malvagie. Queste ultime al male le chiedete, ed esso ve le insegna per farvi i suoi torturati ed i torturatori dei vostri simili, in suo nome e per suo servizio. Ma le forze buone non le chiedete al bene, che paternamente ve le insegnerebbe, come insegnò ai primi uomini, che pur erano colpevoli e condannati da lui, i mezzi e i modi da usarli della loro esistenza terrena. Vi sono sorgenti benefiche e succhi salutari che ancora ignorate e che vi sarebbe così utile conoscere. Non solo, ve ne sono taluni che conoscete ma che non volete usare, preferendone altri, vere droghe d'inferno che vi rovinano anima e corpo. Cessano forse per questo di esistere quelle sorgenti, nelle cui stille sono disciolti sali rapiti ai minerali chiusi nel seno del vostro pianeta, ed affioranti da strati e per vene dal suolo sino alla superficie, algide o bollenti, in sapori, in colori, in odori, o dal sapore, dal colore, dall'odore, sensibile ai vostri sensi. No, esse continuano a crearsi come il sangue nel vostro corpo, nell'interno della Terra, per un processo di assimilazione e di trasformazione continua, come quella del cibo che nel vostro stomaco si fa sangue, nutrendo i tessuti ed i midolli, gli organi e le cellule, che poi sono produttori del sangue. Esse continuano a gemere così come il sudore continua ad affiorare attraverso i tessuti. Esse obbediscono. Quando ciò non fosse più, avverrebbero le esplosioni terrestri e la Terra, come caldaia senza aperture, deflagrerebbe, dandovi la morte.